quei due giovanissimi italiani, presto vedremo la loro esibizione. A te, Rita. Buon pomeriggio sportivo a tutti gli appassionati degli sport del ghiaccio. Iniziamo il nostro programma mostrandovi il programma di gara della seconda Coppa Italiana. Eccoli in pista, si tratta di Michela Malingambi e Andrea Gilardi. È una coppia che si presenta per la prima volta ad un campionato mondiale. È una giovanissima coppia che ha avuto in questi ultimi anni una carriera rapidissima in Italia, è molto brillante anche in campo internazionale, classificandosi addirittura sesti ai campionati del mondo juniores lo scorso anno e quindi dal campionato juniores al campionato mondiale seniore. Disinvolti. Stanno pattinando in modo spigliato. Ricordo che Michela ha soli 15 anni e Andrea 18. Perfetto il sincronismo. Patinato veramente molto bene questi due ragazzi milanesi, la seconda coppia rappresentante dell'Italia, Michela Malingambi e Andrea Gilardi. Veramente ottima per loro questa prestazione di questo primo campionato del mondo a cui partecipano.
sono due ragazzi milanesi, giovanissimi, come diceva Rita Trapanese. Pensate un po', messi insieme hanno soltanto 33 anni e hanno pattinato, direi, in un modo dignitoso, hanno dimostrato di essere in buona salute, hanno veramente detto 33 su questa pista del Coliseo, anche se ovviamente la loro classifica non è di eccellenza, ma due ragazzi così giovani, così simpatici, vi occorre anche dire, hanno veramente meritato la cordialità di questi applausi che vengono rivolti a loro dal pubblico americano. È vero che non sono nelle primissime posizioni, si trovano a metà classifica, però bisogna anche altrettanto sottolineare che per la prima volta che partecipano ad un campionato del mondo è senz'altro un'ottima posizione. Intanto li vediamo sorridenti ed ecco, questo è il primo punteggio, è vicino al 5, quindi un buon punteggio, soprattutto, ripeto, in considerazione del fatto che è la prima volta che partecipano ad un campionato del mondo, e questo è il secondo punteggio per l'impressione artistica, anch'esso piuttosto buono.